noi abbiamo delle radici davvero ben solide. È un attaccamento alla terra particolare, e dalla terra, dal basso, dagli istinti più bassi. È attaccato alla terra e si sviluppa nell'aria. E la chioma sarebbero, secondo il mio punto di vista, i risultati che riesce a avere tramite i propri frutti. Cadono i frutti e rinascono i frutti. È come una casa dove noi tutti tribù, all'interno siamo protetti. E cerchiamo di andare a unire tutte queste diversità in una sola famiglia. Il concetto di famiglia che viene legato. I loghi delle crew ora com'era sono degli scudetti, quindi trovi la stella. Il nostro logo non è un logo da crew, è un logo da famiglia. È una famiglia, insomma. Quale simbolo più naturale dell'albero per rappresentare la nostra unione familiare? Mi dà un simbolo di crescita, di sviluppo. Eterna positività, lo stare sempre bene con delle persone, questo non me lo dà nessun altro in esclusione di loro. Quindi ci sono delle radici all'interno della sala, all'interno del sudore, all'interno della vita quotidiana, all'interno del piatto o del letto condiviso insieme, che vanno al di là, vanno veramente al di là della danza. Avrei conosciuto comunque queste persone perché? Perché te ricerchi un determinato stimolo. E quello stimolo, persone che cercano la stessa cosa tua, per forza si incontrano. Per me direttina può dire tribù dancers è la stessa cosa. La gente mi dà più importanza di quello che penso di avere. Chi mi conosce sa davvero come sono fatto, insomma. Io non sarei stato nessuno senza i tribù.